Per fortuna ci sarà una pausa per i giocatori dopo questa partita, da impegni agonistici così intensi, così ravvicinati, e prima del rush finale di Eurolega e di campionato. Ne abbiamo bisogno, sappiamo adesso, proviamo a resistere, a giocarsi un'altra partita che rappresenta dal punto di vista delle difficoltà ancora una volta qualcosa così di molto grande, perché giochiamo contro un avversario che è di grande qualità, che insomma è a 2 punti meno di Milano, e questo la dice tutta, con una squadra che oltretutto vive il momento di miglior forma, di miglior condizione della stagione, in un campo molto difficile per tutti, perché sappiamo cosa significa Varese come tradizione, come importanza della pallacanestro, e quanto i giocatori lì tra le mura amiche diano sempre il massimo. Per noi è anche particolarmente ostico, è capitato a me da capo allenatore solo una volta di vincere una partita su a Varese, questo già la dice lunga. Quindi insomma sappiamo, siamo consapevoli di quanto sarà difficile, ma per noi lo è ogni volta, tutti giocano al massimo la partita dove raddoppiano, triplicano le energie. Quando giocano con la squadra che è in testa è normale che sia così. Noi ne siamo consapevoli, cercheremo di rimanere in partita, che è la cosa più importante contro una squadra che là sa dare grandi accelerazioni, grandi ritmi, scavare break con il tiro a 3 punti, e quindi la cosa fondamentale per noi sarà rimanere in partita e poi cercare di giocarsela punto a punto nel finale.